Benvenuti al nuovo appuntamento del TG Web Lis del Consiglio regionale della Basilicata. Grazie per il vostro esempio e il vostro coraggio. Il vostro lavoro, reso con dedizione, rappresenta un baluardo irrinunciabile per la vita delle nostre piccole comunità. Così il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata Cicala alla cerimonia a Potenza per la celebrazione del 208° anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Da sempre, ha sottolineato Cicala, l'Arma dei Carabinieri ha rappresentato un presidio di legalità sul territorio, un servizio reso da alcuni sino al sacrificio più grande, quello della vita. Grave è così che il consigliere del PD Pittella giudica la sospensione dell'attività chirurgica presso il CROB di Rio Nero per l'assenza di anestesisti. Nel ricordare quanto già richiesto all'assessore alla sanità Fanelli, il consigliere sollecita misure immediate. Un polo di ricerca e cura come il CROB non può permettersi la carenza di tale figura medica che assolve anche ad altre funzioni nella presa in carico del paziente. È gravissimo quello che sta accadendo presso il CROB, dove sono stati sospesi gli interventi chirurgici per mancanza di anestesisti. Una situazione inaccettabile che mi ha lasciato sconcertato. È il commento del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Leggeri, per il quale è incomprensibile come un presidio sanitario possa rimanere privo del personale. I pazienti, sottolinea il consigliere, non possono essere rimandati indietro come pacchi privi di qualsiasi valore. Anche la Commissione regionale Pari Opportunità interviene sulla carenza anestesisti al CROB. È allarmante, scrive la Presidente Perretti in una lettera all'assessore Fanelli, la notizia di interventi chirurgici sospesi all'ultimo momento, con pazienti oncologici ricoverati, con tamponi effettuati, a cui all'ultimo momento è stato comunicato che il loro intervento era rinviato. Chiediamo un intervento immediato del governo regionale prima che la situazione si aggravi ulteriormente. La manifestazione Oscar Italiano del ciclo turismo, svoltasi il 3 e il 4 giugno, ha portato Matera, ancora una volta, al centro dell'interesse nazionale, ricevendo i giusti apprezzamenti per la bellezza del territorio. Lo evidenzia il consigliere IV di Fratelli d'Italia, ricordando che la Basilicata può tornare a crescere solo grazie ad interventi mirati realmente in grado di ridimensionare il fenomeno dello spopolamento. È tutto. Grazie per l'attenzione prestata, l'appuntamento è per la prossima edizione.